La prefazione della saggezza della Kabbalah. Salve, noi leggeremo nelle scritture di Bala Sulam o Kabbalah per gli studenti, la prefazione della saggezza della Kabbalah, articolo 12. Puoi chiedere delle domande sul nostro sito o su Kabda.tv, questioni rilevanti forse saranno chieste durante la lezione. Quindi, in generale, siamo andati attraverso le quattro fasi della luce, Avaya, che è radicata nella volontà di ricevere, quindi la luce superiore influenza il punto del desiderio che era formato all'interno dall'inesistenza e quindi è stato formato, e questo è chiamato creazione. Beria, bar, out, fuori, qualcosa che non c'era dentro, eppure la luce che influenza, che è la volontà di d'azione, che è chiamata luce, il desiderio di d'azione, che vuole riempire tutto con tutta la sua abbondanza, e questa volontà di ricevere, vuole riceverla, e quindi la sviluppa attraverso queste quattro fasi, che sono chiamate il nome Avaya, perché da lui, da questo, la luce superiore marchia la creatura in queste quattro fasi di sviluppo. E dopo che questo è concluso, la creazione finisce con la luce e il Kri, e quello è la fine dello sviluppo. Dal lato superiore, tra dei discernimenti 0, 1, 2, 3, 4. Nella fase 4 raggiungiamo lo stato dove la luce ha sviluppato il desiderio esattamente secondo cosa la luce vuole nel desiderio. Quindi è chiamato quattro fasi della luce diretta, ecco perché è chiamato così. Questo Kli che vuole ricevere la luce diretta è esattamente in tutte le sue qualità, in quantità e qualità, in ogni cosa rassomiglia alla luce superiore, e questo è adesso all'interno del desiderio, e il desiderio assorbe, lo sente, prova piacere, proviene dal creatore, dall'emanatore. E qui noi abbiamo già l'inizio di un nuovo sviluppo, che dopo la volontà di ricevere ha finito il suo sviluppo attraverso la luce, necessariamente per forza, non c'era nessuna scelta, e quindi non c'era nessuna scelta in una maniera in cui, ma la luce ha creato dentro questo desiderio le quattro fasi, quindi raggiunge uno stato di che risultato ne prendiamo da questo sviluppo, non noi, ma cosa la luce raggiunge attraverso questo sviluppo. E quindi vediamo che dopo che la creatura scopre interamente l'attitudine del creatore verso di lui, quindi dopo non può fermarsi per solamente ricevere, godere di tutto quello che riceve dal creatore. Il creatore ha creato entrambi, il desiderio e il riempimento, quindi il riempimento, la sensazione riempie il desiderio, e quindi il desiderio, diciamo, apparentemente ha tutto, ma specificatamente in quel punto apparentemente quello dovrebbe essere il punto di essere saziato, di completezza dal lato del vaso, e il vaso recipiente scopre che non è abbastanza, così tanto che è disposto ad andare oltre questi stati e anche di svuotarsi affinché, solo perché non può soffrire questa abbondanza, questa luce,
Questa attitudine del creatore verso di lui che lo riempie, gli dimostra amore, connessioni, incorpora tutto e la creatura non può accettarlo. Quindi qui c'è un desiderio in più, un discernimento che si risveglia. E la creatura deve rispondere in una maniera istintiva. Deve rispondere. Il momento che incomincia a sentire questo amore puro dal lato del donatore, la volontà di ricevere è costruita in una maniera tale che anche proviene dalla stessa radice della creazione per beneficiare le sue creature. Quindi comincia a resistere al piacere che proviene direttamente dal creatore. Deve iniziare a costruire una certa attitudine verso il donatore del piacere, prima di ricevere il piacere. Va bene, quindi impariamo cosa succede all'interno e ci saranno molte altre domande. Ma questo punto è molto importante, per piacere. Articolo 12. Dobbiamo capire che l'essenza della creatura e della creazione come un tutto consiste solo del desiderio di ricevere. Qualsiasi cosa al di sopra di questo non è parte della creazione, ma si estende dalla sua essenza, come esistenza dall'esistenza. Quindi, perché distinguiamo questo desiderio di ricevere come aviut, spessore e rudezza? E perché dobbiamo purificarlo attraverso la Torah e la Mitzvot al punto tale che senza di questo non possiamo raggiungere la meta sublime del pensiero e della creazione? Vediamo che qui Bala Sulam sta rimanendo da una direzione diversa. Qui dice che da qualche parte dobbiamo purificare la volontà di ricevere, così che non riceviamo direttamente, ma piuttosto in una forma di recezione che riassomigli, risimigli, che si identifichi con il donatore, che dobbiamo purificarlo, questa cruda recezione che esiste a livello Adam, c'è in questo livello di Adam. A lui fa parte questo dovere di ricevere, in questa maniera può ricevere l'equivalenza alla forma con il creatore. Quindi, perché dobbiamo arrivare a questo punto? Che l'obiettivo che esiste nella luce superiore che sviluppa questo desiderio, l'obiettivo non è raggiunto nella quarta fase, ma piuttosto continua tu presentarsi e dà alle creature un posto dove lavorare, che il creatore qui deve aggiungere qualcosa che fa parte di lui, presentarsi. Lui deve capire il creatore, deve organizzare la sua attitudine verso di lui, così che nelle quattro fasi della luce diretta non era rivelata questa cosa, però specificatamente adesso la creatura quando scopre il riempimento capisce anche che porta un sacco di problemi, e quanto l'obiettivo non è completamente lavorare direttamente con queste forme secondo le quattro fasi della luce, ma invece lui scopre un nuovo punto di lavoro, un nuovo posto dove lavorare. Quindi, fino a qui è chiaro? È un po', però sarà più chiaro dopo. Sì. Studente.
Non è chiaro da dove questa creatura ha uno spazio per lavorare dalla sua parte, perché lui si trova nella ricezione della luce in ordine per ricevere, che è impressa nella quarta fase, perché non ha un'intenzione prima. Le quattro fasi della luce sono tutto sviluppo dall'emanatore, quindi da qui c'è nessuna azione dell'emanazione, anche alla seconda fase, quando non vuole ricevere, e poi riceve dalla terza fase, la quarta fase, tutte queste cose sono ancora sotto pressione della luce superiore. Questo è quello che l'emanatore ha determinato. E qui, secondo le creature, qui ancora non c'è una creatura. Una creatura è che ha il suo proprio desiderio, che può fermare l'emanatore, può dire: ah, da questo punto in poi io voglio portare avanti lo sviluppo, io voglio determinare cosa succederà tra noi due. Per quanto lui possa fermarsi, l'attitudine del creatore, positiva o negativa, ma lui vuole determinare la forma di relazione tra il creatore e la creatura. Quindi, in qualità e in quantità, determina la relazione. La volontà di ricevere è determinata dalla luce superiore. Quindi, ma una creatura, per essere chiamata creatura, deve fare delle azioni. Però, nel momento, per adesso, non c'è nessuna azione. È solo il desiderio del creatore che vuole portare in adesione la creatura, però dopo scopriamo che può essere fatto solo dopo la rottura dei vasi e della deteriorazione di questo mondo, dopo tanti discernimenti, anche quando è sotto il controllo del creatore. E quindi questo punto comincia a svegliarsi dentro di lui, e da questo punto in poi può cominciare a determinare la sua indipendenza. Quindi c'è ancora una lunga strada di sviluppo prima che la creatura può dire indipendentemente: questo sono io e questo è quello cosa voglio. E questo è quello che il creatore vuole. È come se con i bambini piccoli, che gli diamo vita, li cresciamo, quanto tempo ci vuole prima che lo sperma entri l'utero e poi cresca e poi diventi indipendente? Cosa significa che ha indipendenza? Da quale punto? Quindi, dopo che finisce gli anni di Katnuk, di infanzia, e poi inizia Gadluk, adulto, e quindi ha ancora quindi che non sono ancora indipendenti. Questo richiede alcune fasi di sviluppo. Da dove proviene questo suono? Da me? Io non sto facendo questo. Non abbiamo mai avuto questo. Bene. Ok, continuiamo. Articolo 13. Il fatto è che, nello stesso modo in cui gli oggetti fisici sono separati tra di loro per mezzo della distanza spaziale, le entità spirituali sono separate per mezzo della disuguaglianza di forma tra di loro. Questo si può vedere anche nel nostro mondo. Per esempio, quando due persone condividono lo stesso modo di pensare, il fatto di trovarsi in luoghi diversi nello spazio non causa loro allontanamento. Lo stesso succede all'inverso: quando i loro modi di vedere sono molto diversi tra di loro, queste si odiano reciprocamente, e la vicinanza spaziale non comporterà una vicinanza reciproca. Pertanto, la disuguaglianza della forma del loro modo di pensare le allontana tra di loro, e la somiglianza della forma le avvicina.
Per esempio, la natura di uno fosse completamente opposta a quella dell'altro, allora sarebbero entrambi così lontani tra di loro come l'est dall'ovest. In maniera simile, tutte le questioni sulla vicinanza e lontananza, accoppiando e unità, che vengono trattate nella spiritualità, non sono altro che gradi di disuguaglianza di forma. Si dividono una dall'altra in accordo alla misura della disuguaglianza della forma e si uniscono in base all'equivalenza della forma. In ogni modo, dovete comprendere che nonostante il desiderio di ricevere rappresenti una legge obbligatoria della creatura, dato che è l'essenza stessa della creatura ed è il cli adeguato per raggiungere la meta del pensiero della creazione, tuttavia, questo la separa completamente dall'emanatore. La causa di questo è che esiste una differenza di forma tale da esserci opposizione totale di forma tra la creatura e l'emanatore. Questo deve al fatto che l'emanatura è pura d'azione, senza alcuna traccia di recezione, e la creatura è pura recezione, senza traccia di alcuna d'azione. Non esiste pertanto opposizione di forma maggiore di questa. Ne consegue quindi che questa opposizione di forma necessariamente lo separa dall'emanatore. Questo significa che quando la creatura è completamente divisa dal creatore, quando l'emanatore è completamente separato dall'emanazione, quando lui ha in una forma opposta, una forma indipendente, quando lui sente che è indipendente, completamente opposto all'emanatore. Per favore, leggiamolo di nuovo. Articolo 13. Il fatto è che, nello stesso modo in cui gli oggetti fisici sono separati tra di loro, per mezzo della distanza spaziale, le entità spirituali sono separate per mezzo della disuguaglianza di forma tra di loro. Questo si può vedere anche nel nostro mondo. Per esempio, quando due persone condividono lo stesso modo di pensare, il fatto di trovarsi in luoghi diversi nello spazio non causa loro allontanamento. Lo stesso succede all'inverso. Quando il loro modo di vedere le cose sono molto diversi tra di loro, queste si odiano reciprocamente e la vicinanza spaziale non comporterà una vicinanza reciproca. Pertanto, la disuguaglianza della forma del loro modo di pensare le allontana tra di loro e la somiglianza della forma le avvicina. Se, per esempio, la natura di uno fosse completamente opposta a quella dell'altro, allora sarebbero entrambi così lontani tra di loro come l'est dall'ovest. In maniera simile, tutte le questioni sulla vicinanza e lontananza, accoppiamento e unità che vengono trattate nella spiritualità, non sono altro che gradi di disuguaglianza di forma. Si dividono una dall'altra in accordo alla misura della disuguaglianza della forma e si uniscono in base all'equivalenza della forma. Ad ogni modo, dovete comprendere che nonostante il desiderio di ricevere rappresenti una legge obbligatoria nella creatura, dato che è l'essenza stessa della creatura ed è il cli adeguato per raggiungere la meta del pensiero della creazione, tuttavia questo lo separa completamente dall'emanatore. La causa di questo è che esiste una differenza di forma tale da esserci opposizione totale di forma tra la creatura e l'emanatore. Questo si deve al fatto che l'emanatore è pura di azione, senza alcuna traccia di recezione, e la creatura è pura recezione, senza traccia di alcuna d'azione. Non esiste pertanto opposizione di forma maggiore di questa. Ne consegue quindi
che questa opposizione di forma necessariamente lo separa dall'emanatore. Questo significa che il creatore, la creazione deve essere completamente opposta al creatore, altrimenti non può essere una creatura. Lui deve essere completamente opposto al creatore, in completa opposizione da una parte. Questo è il suo inizio, questo è il punto in cui sta, e poi da questo punto deve essere raggiunto in lui, mentre lui è ancora in opposizione al creatore, all'emanatore, e allo stesso tempo dopo, se lui vuole riassomigliare in una certa misura e crescere come il creatore, è un suo problema, ma dal primo punto che lui è, questa deve essere la sua fondazione, altrimenti non è definito come creazione, creatura. Questo è quello che dobbiamo capire prima. E qui abbiamo due cose. Una è la nostra natura, la volontà di ricevere, che deve essere rivelato come opposto al creatore, che non è d'accordo e non vuole. E quindi nella stessa forma non sono. Questa è la sua natura, e la creatura deve essere portata fino a tal punto, il suo vero punto, dove può vedere, capire e sentire che da quel punto lui potrà essere in grado di determinare quanto vuole essere simile al creatore, e quindi farà di tutto per raggiungere la somiglianza. E qui la creatura ha dentro di sé due discernimenti. Uno è che la sua volontà di ricevere con tutta la sua forza, completamente esattamente opposto alla volontà di d'azione, e dall'altro lato lui può lavorare con la sua natura, che è l'opposta al creatore, con l'intenzione che vorrebbe ricevere la volontà di d'azione, e questa è chiamata intenzione di d'azione. Quindi il creatura ha due discernimenti, la volontà di ricevere e la forma, non la natura del creatore, ma la forma. E qui si chiama la forma l'intenzione di d'azione. E qui può finalmente ricevere uno stato, raggiungere uno stato che il creatore ha determinato all'inizio della creazione. Qualche domanda? Sì? Sì, quindi che cosa è, quale forma? La forma è quella che la volontà di ricevere prende, che è in una maniera in cui vuole apparire. Non è responsabile, non è il capo della sua propria natura, della volontà di ricevere. La volontà di ricevere non cambia, non si purifica, puoi soltanto fermare la maniera in cui lo usi. Ma al di sopra la volontà di ricevere puoi determinare una forma, la forma che può ricevere, che è al di sopra, che riassomiglierà alla forma del creatore, che tu usi la forma della volontà di ricevere in una maniera che potrà assomigliare a quella del creatore. E quindi tu puoi giocare con la volontà di ricevere di più, meno, sotto alcune condizioni, e poi le tue azioni influenzeranno il creatore. In quella maniera tu puoi dare d'azione al creatore, oppure causargli sofferenza o piacere da te. Quindi scrive che lo spirituale è separato secondo la disparità di forma, e quindi lo trovi anche in questo mondo. Cosa significa? Disparità di forma è una forma esterna dalla volontà di ricevere, che riceve la volontà di azione, può essere dalla forma opposta del creatore, e fino ad arrivare a completamente parità con la forma di azione del creatore. E quindi qui hai un metro oppure una scala di forme o livelli della volontà di ricevere
Ova si allontana dal creatore, che è completamente opposto al creatore, ed è anche di più di opposto, anche se una era proibito, che vuole ricevere per se stesso, vuole essere riempito, vuole anche causare danni e rovine al creatore, lo vuole danneggiare. Finché raggiunge questo stato, il creatore è interessato in questi desideri che appaiono nella volontà di ricevere, che sono completamente opposti dall'amore, d'azione, in verità veramente opposti, in una forma opposta da interezza, perché senza correggere questi desideri opposti è impossibile raggiungere adesione con il creatore. Perciò dobbiamo Klipot, il sistema delle Klipot, il mondo delle Klipot, specificatamente in questa grande volontà di ricevere, che è completamente opposto, è lì che dobbiamo lavorare. Bene? Sì? Quindi deve essere chiaro che la volontà di ricevere deve essere rivelata in tutte le forme diverse, perché ogni volta che lo riveliamo dalla luce queste forme, e noi dobbiamo correggerle per raggiungere l'equivalenza di forma col creatore. Qual è la distinzione che dal piacere? Il creatore vuole beneficiare le sue creature, vuole dare piacere, quindi porta le creature in una sensazione di piacere completamente opposto, in una diretta forma, e quindi la creazione deve essere in mezzo, quindi deve distinguere, discernere, decidere quale scegliere. Ma noi diciamo che dopo la correzione non c'è un problema con il piacere, ma è solo con l'intenzione, non la ricezione dell'abbondanza. La ricezione non crea il creatore completamente opposto, è vero? Non è proprio corretto. No, la ricezione, l'abbondanza, quella testimonia l'intenzione. Non tagliare, non spostare l'intenzione dall'azione. L'azione, l'intenzione è l'essenza dell'azione. Sì. Studente, come la rivelazione che si manifesta nella volontà di ricevere nel nostro mondo, che è l'obiettivo di cui parlo, il processo, il procedimento. La volontà di ricevere è rivelata nelle quattro fasi della luce diretta, nella quarta fase e nella prima forma, non opposta al creatore, ma solo un po'. Comunque, dopo, quando la volontà di ricevere casca giù per livelli e si muove lontano dalla luce, poi cominciamo a determinare la relazione tra il creatore, la volontà di reazione e la creatura, la volontà di ricevere. Ogni grado è un certo grado di d'azione del creatore o un livello di d'azione da parte della creatura, e quindi determiniamo i livelli. E siccome abbiamo 125 livelli di desideri, quindi abbiamo anche 125 livelli o scale che volontà di ricevere attraverso la restrizione raggiunge la qualità di d'azione, e quindi si muovono distanti fra di loro. Poi ci sono altri procedimenti che bisogna portare avanti, dove questa distanza non è una forma normale, perché aggiunge delle reshimot nelle creature, quindi attraverso questo le creature, bene, non sono creature ancora, che di cui stiamo parlando,
però in una maniera tale che, come parliamo delle forme vegetative animate, queste forme che precedono il livello di Adam, quindi cascando da sopra verso sotto, in questa maniera, gradualmente la volontà di ricevere si stabilizza e quindi capisce se stesso in una maniera, anche se i discernimenti che lo costruiscono sono ancora discernimenti che non lo distaccano dall'emanatore e quindi non è ancora sotto il suo controllo, quindi non è abbastanza disconnesso dal creatore, ecco, perché secondo l'Ubar l'embrione, puoi dire sì, che embrione è solo un pezzo di carne che riceve tutto attraverso il cordone ombelicale. Che cos'è in lui? Niente. Tutto ciò che viene proviene dalla madre. Perché lo prendiamo anche in considerazione come se ha una vita stessa? Non ha. Quindi c'è ancora un procedimento che dobbiamo discernere. Fino a che punto lo chiamiamo volontà di ricevere creatura, gli possiamo dare dei diritti, le sue intenzioni, le sue azioni sono descritte, e sono descritte non al superiore. Il superiore non causa neanche queste azioni in lui, perché l'equivalenza della forma, l'adesione e l'amore che provengono dalla creatura verso il creatore devono essere vere. Quindi qui non possono essere, quindi devono essere attivate le creature dal creatore, e da un altro lato, in altra mano, la risposta delle creature devono essere completamente disconnesse dal creatore, dalle azioni del creatore. Studente, ma a livello umano si distacca sempre, sempre, sempre di più dal creatore e scopre che la distanza. Di cosa stai parlando? Quale livello? Quale stato? Stai parlando dell'umano Adam? Bene, diciamo noi. No, tu dimmi precisamente di cosa stai parlando, io ti risponderò precisamente. Ti posso dire una cosa, ma tu potrai riferirla ad altro. Un cabalista che studia e cerca di avanzare verso il creatore, come le persone che stanno sedute qui, sì. Quindi in questo procedimento devono scoprire quanto sono distanti dal creatore e opposte al creatore. Nel frattempo, abbiamo persone sedute che non sanno, non hanno nessuna idea di dove stanno, non capiscono questo comando corporeale, la relazione con il mondo spirituale, quelli non lo sanno. Gradualmente loro scoprono che il fatto che nel frattempo costruiscono dentro di loro delle sensazioni, delle domande, impressioni, e queste impressioni è come, guarda, bambini, questa è chiamata distanza. O vicinanza, questo è allontanarsi o avvicinarsi secondo il ricevimento o secondo l'intenzione, e questi sono degli esercizi che non appartengono alla verità, perché qui non c'è ancora una distanza o avvicinarsi della persona, alla volontà di ricevere verso il creatore, ma sono solo degli esercizi, giocare come se, quando giochiamo con i bambini, non è la vita vera, ma è un gioco. Dopo andranno a studiare a scuola, all'università, poi troveranno un lavoro, e poi lì riceveranno delle guide, e forse dopo di quello saranno un po' più indipendenti, faranno delle azioni indipendenti. Quindi c'è un procedimento qui. Ma io sto chiedendo perché, quando spieghiamo ai nuovi studenti, nel gruppo giovani che stanno per entrare nel gruppo, quindi c'è sempre una domanda, ma stanno procedendo o meno?
se tu vieni e sei in contatto con il materiale, tu studi, tu parli, certo, secondo quello poi anche le azioni nel gruppo, di certo. Sì, in una piccola equivalenza di forma, ma è molto meccanico come equivalenza, però è lì. Quindi il mio progresso è sempre scoprire me stesso sempre più diverso, disuguaglianza con il creatore, certe volte sì, certe volte no. Per far sì che ti dimostrano che sei diverso, certe volte ti mandano discernimenti positivi o negativi. Perché io vedo delle cose così brutte e quindi devo scoprire queste cose dentro me stesso. Non devi pensare a nient'altro che studiare e far parte della decina. In aggiunta, disseminazione, divulgazione. È una mancanza in più, nient'altro, nient'altro. Ma io sto parlando delle sensazioni personali, della volontà di ricevere. Che cosa sentirà la volontà di ricevere dentro? Che è più terribile, che è più cattivo, più opposto? Certe volte sì, alcune volte no. Questa è la questione di ascensioni e discese, ascese e discese. Per far sì che tu le determini devi includere due discernimenti, luce e vaso, dove quando tu scopri chi sei verso il creatore, non lo sai, però ti accorgi, secondo alcuni discernimenti, tu devi determinare questi stati, altrimenti come fai a determinarli? Noi sempre determiniamo da questa parte fino all'altra, dall'opposto all'altro, ogni misurazione è così. Freddo, caldo, distanza, non sappiamo cos'è, noi misuriamo sempre secondo qualcosa, altrimenti non possiamo, non siamo il creatore che abbiamo solo una qualità. Per noi ogni stato devono esserci due discernimenti, altrimenti non sentiamo il vantaggio della luce al di sopra del buio, dell'oscurità. Bene, sì, dagliela a lui. Non è chiaro come qualcosa che è completamente in disparità, che scintilla da lontano, sembra che non c'è nessuna opportunità. Ma stai parlando di cose che raggiungeremo in 50 pagine, non puoi chiedere in questo punto. Non è così che studiamo. Ma ragazzi, voi avete mai studiato da qualche parte? Hai sentito che c'è un grande matematico e qualcuno gli comincia a chiedere cose della prima elementare? Quindi capisci soltanto cosa c'è scritto qui, in una qualche maniera, in una forma che ci dia la possibilità di andare avanti. Ma dove sta scritto qui è equivalenza della forma e disparità? Riguarda l'intenzione, come si misura l'equivalenza della forma? Veramente rispetto al creatore, all'emanatore, ma per quanto determina chi è l'emanatore, colui che forma l'emanatore, forse rispetto alla sua... La de, verso, La sua decina, o sento male o bene, io apparentemente sento che sono vicino o lontano dal creatore, quindi mi sento lontano dal creatore. Qualche volta lavora, funziona, altre volte no, ma sono questo ciò che riguardano gli studi. Ma se ci relazioniamo con il Kli e la luce, qual è la disparità di forma riguardo l'intenzione o il desiderio? Tra il Kli e la luce è solo secondo l'intenzione, perché sono in opposizione, però si possono equalizzare soltanto attraverso un'azione comune tra il Kli e la luce. Intenzioni è una parte del desiderio, è qualcosa che il desiderio acquisisce a un certo punto. Io non so cosa fare con te, tu stai andando troppo avanti. L'intenzione è
L'attitudine del creatore, della creatura verso il creatore, punto. L'attitudine o la relazione della creatura verso il creatore. Quando la creatura riscopre l'intenzione del creatore, quindi la creatura vuole determinare la relazione con il creatore alla stessa maniera. Sì, non è ancora chiaro. Perché quando è arrivato alla quarta fase, Bechina Dalet è chiamata creatura. Nella quarta fase non c'è ancora una creatura. Perché? Perché dipende da cosa tu chiami creatura. La volontà di ricevere nella quarta fase, Bechina Dalet, è ancora riempito nell'abbondanza che proviene dal creatore e gode di questo piacere. Questa è anche la domanda che deve essere, ci devono essere delle condizioni per far sì che goda di questa dell'abbondanza, però qui scopre che è completamente opposto dal creatore nelle intenzioni, nell'attitudine rispetto rispetto al creatore, che subito studieremo a breve. Quindi qui non possiamo dire riguardo le quattro fasi della luce diretta che questa è la creatura, che la volontà di ricevere risponde a qualsiasi cosa la luce superiore dà o influenza. Per far sì che la creatura sia una creatura, deve essere completamente distaccata dalla luce superiore, dalla radice, dalla sorgente. Ecco, tu devi essere con delle impressioni, dei reshimot, dei discernimenti o delle memorie, diciamo, che per te, che sono dentro di te, che tu sai, che sai come operare in ogni diversa forma, come senti, secondo il tuo stato, cosa devi fare. E tu vuoi che li vuoi eseguire. E questo è desiderio che è tuo, indipendente. Diverso, da questo momento in poi tu puoi essere indipendente, attivo. Ci sono molte condizioni che devono essere create, devono essere costruite. Tu non sei nelle quattro fasi della luce diretta, non stai in quella forma. Tutto quello che ricevi lo ricevi dalla luce superiore, tu ricevi il desiderio da lui, il riempimento da lui. Anche la sensazione di non stare bene quando trovi shame, e anche la restrizione. Anche lui ha creato questa condizione in te, quindi tutto proviene dal superiore necessariamente. Quindi come puoi dire che c'è già una creatura? Quale creatura? Tu che hai costruito una macchina, ma non una creatura che risponde in queste maniere grazie all'influenza della luce sul vaso, nel vaso. È una risposta forzata. Senti, quando io c'è un'elettricità e quindi poi si infuocano, questa è una risposta? Sì. È indipendente? No. Quindi cosa vuoi? Quindi, se c'è una connessione tra l'influenza che viene dal di sopra e la risposta che viene dal di sotto, che sono in diretta connessione, quindi non è ancora una creatura, fa parte delle azioni del creatore. Quando tu fai qualcosa nel immobile, vegetale e animati, non ci sono decisioni in loro. Se noi capiamo questo oggetto, di lui risponderà in una maniera tale che noi capiremo cosa è, quindi questa è chiamata scienza. Quindi attraverso queste scienze capiamo come funziona in ogni cosa. Questa è chiamata scienza. Com'è che non abbiamo una scienza come la psicologia? E non è una scienza, dicono. Perché? Perché lì c'è una componente che non possiamo dire prima che cos'è, è al di sopra,
è al di sopra della diretta influenza. Noi non possiamo dire se la risposta potrebbe essere questa o quell'altra in anticipo, non possiamo. E quindi, perciò, questo è il livello di Adam, è che non possiamo ricercarlo o studiarlo direttamente, semplicemente perché non c'è una diretta connessione tra il creatore e la creatura. Però nel mezzo c'è la libertà affinché risponda secondo quello stato, quel livello. Ma è interamente, non è ancora un cli che riceve, risponde, decide, vuole, non risponde. Qual è la sua risposta? Ha sentito che non, shame che il creatore gli ha inserito, e secondo lui cos'è questa azione? Cos'è dentro di lui? È forzata. Quindi qual è la differenza? La creatura non risponde a quello che sta succedendo? Creatura significa che ha un desiderio, una possibilità di libertà. E secondo la libertà, che è davvero libero lui decide che vuole diventare come il creatore. E quindi performa tutte le azioni che sono contro la sua volontà di ricevere. Il fatto che la luce lo forzi a fare delle azioni contro il mio desiderio significa che adesso. Quindi non è che dici. Mai visto? Sì. Perché Bechina Dalet scopre che lo che è opposto, poi scopre l'opposizione di forma, non la sua natura. Scopre che è recipiente, che lui è un recipiente e il creatore è colui che lo riempie. Non scopre che il creatore lo vuole beneficiare, non gli dà solo piacere, ma scopre anche il suo desiderio di dare piacere come un bambino. Riceve dalla madre, brava madre, grazie mamma, good mommy. A seconda dei miei sapori, io scopro che lui è buono, che vuole beneficiare, e questo è quello che vuole dare. Dalle tue azioni noi ti conosciamo, incominciamo a riconoscere che lui è buono. Per il buono che ricevo io incomincio a sentire lui. Questo è l'inizio dell'intenzione dal mio lato, e incominciare a sentire. E secondo questo io sento il mio desiderio. La creatura sente che ne gode di questo, e qui c'è un problema. Qui c'è un problema. C'è un conflitto. Cosa sta succedendo tra lui e il creatore? Il creatore vuole beneficiarlo, vuole fargli del bene, non l'azione stessa. Cosa ne fa di questo? Qui ci sono le restrizioni. Al di sopra delle restrizioni deve determinare la sua attitudine verso il creatore, che è quello più severo, è l'azione più severa da fare, ferma l'azione. Del donatore, però lo ferma in una maniera affinché determini l'attitudine della creatura verso il creatore. Poi scopre che questa attitudine di amore, anche se fa parte della dazione, del dare, è più grande di lui. È un'attitudine, è l'attitudine, è la parte interna del creatore, quindi l'abbondanza è la parte esterna del creatore. E anche nella creazione vuole determinare lo stesso. Ok, io ricevo, non è un problema, però al di sopra io voglio avere le mie intenzioni, la mia attitudine. E per questo tu hai bisogno dell'intero procedimento.
E quindi solo riguardo a questo è chiamato opposizione di forma? Solo questo, non abbiamo altro che ricezione, dazione, l'intenzione al di sopra, la prima intenzione al di sopra della seconda. Ok? Va bene? Ok. Beh, continuiamo. In verità, cosa stai chiedendo? Bene, andremo.